Che gran serata tutti i mercoledì dalle 19 alle 21 su Radio In Agrigento, una cosa molto carina, simpatica, piacevole, piace, e noi ringraziamo di questo tutti quelli che ci seguono in FM 88.3 e anche in online sui siti www.radioinagrigento.it e nella desinenza.net. Allora, la conclusione questa sera la voglio fare in bellezza, perché vorrei coinvolgere il mio staff che mi supporta e mi sopporta, nonché vorrei ringraziare la nostra regia, che è curata magistralmente da Mary D'Agostino, che insomma alla fine è quella che riesce a mandare poi tutto. Ma voglio anche ringraziare le collaborazioni, partendo da Giusy Ferrazzi alla mia destra, a seguire Lillo Arcieri, e poi ancora sinistra, esatto, e poi vabbè poi chi lo vede insomma dice e infine Ninfa Leone. Insomma, ragazzi, che ve ne pare di questa esperienza che stiamo vivendo tutti insieme, di questo programmino? Insomma, chi parla, chi è Giusy, che perché la prima io sono esatto, sempre Giusy. Super carica, devo dire che ogni volta che finisce la trasmissione sono tristissima, perché non è mai abbastanza. Ma faresti 5 ore di programma tu? Sì, mi mancherete tantissimo, tornerò a giugno, vi adoro, tra parentesi, tranne Lillo Arcieri che mi detesta. Lillo, difenditi da questo attacco. Adesso che è rimasto malissimo, te lo giuro. Non ti aspettavi una roba del genere? No, anche perché poco fa mi aveva lasciato fuori al balcone. Precisiamo questo. Anche perché dobbiamo dire questo: cioè, Lillo si impegna nel fare la creazione dei video. Diciamolo, è il nostro videomaker ufficiale. Quindi io lavoro gli ha fatto anche... quando voi finite di lavorare, lavoro io. Esatto. Diciamo, quindi no? Praticamente dobbiamo dire che la sua parte lavorativa inizia proprio adesso. E quindi, Lilluccio, però, insomma, alla fine dobbiamo dire che questo senso di pizzicarti da parte di Giusy è un volersi bene, fondamentalmente. Ci sto provando, secondo te? No. Giusy è una persona seria. Guarda, assolutamente. Guarda, ragazzi, no comment. Basta. Ecco, no comment su questa. Anche perché, se non sbaglio, è sposata. Ecco, quindi insomma, alla fine è una persona molto seria. Non è giusto dire queste cose, Lillo. Stiamo ok, perdendo... quindi come si chiama tuo marito? Maurizio. Maurizio, ecco, stai tranquillo. Maurizio. Perché ci ascolterà? Stai tranquillo, anche perché mi detesta talmente tanto che. Infatti, mi aveva lasciato fuori. Anche questo se non fossi lo libera, cioè, guarda. Infatti, ma scusa, è Ninfa. E Ninfa la stiamo presentando, se mi davate il tempo. Comunque, Ninfa, tu che sei una nostra ferrea collaboratrice, perché ci segue da già parecchio tempo e quindi è entrata di diritto nel nostro staff, insomma, che te ne pare, Ninfa, di questa esperienza che stiamo vivendo? Bellissima, emozionante, sempre più emozionata ogni volta che si apre. C'è il la lacrimuccia, microfono. Si inizia a vedere. No, sto bene con voi perché veramente siete grandi in gamba e poi mi avete accolto con le braccia aperte. Grazie. Salutiamo no, anche perché in video, insomma, non si può vedere la regia. Parliamo della regista, ragazze. Sì, un giudizio su Mary D'Agostino, la regia che cura di te. Allora, è puntuale, è professionale, è sorridente, ci mette a nostro agio, mette a proprio agio gli ospiti. Che cosa possiamo chiedere più di Mary? E non solo questo, sopporta Baby, già questo è una sopporta cosa molto Baby, vabbè, quello importante. Io non volevo dirlo, però è sottinteso. Grazie. Ecco, è arrivato un ruffiane che ci sta proprio bene. Grazie, a supporto. Quindi Lillo ha fatto la rotazione della videocamera, quindi abbiamo anche visto e ammirato la nostra regia. Che dirvi, ragazzi? Allora, Lillo, se vieni qui facciamo un saluto generico, perché adesso lasciamo un po' lo spazio a quella che è la programmazione di Radio In. Insomma, mercoledì prossimo vi aspetto ancora. Tu ci sei, Giusy, hai detto? No, ecco, Giusy sarà assente per la gioia di qualcuno. Ecco, infatti. Avete già visto? Ho interpretato la mia testa. Allora, siccome radio non vedono, però vedranno poi questo sketch simpatico che abbiamo messo. No, non è simpatico, è reale. Cioè, no, ma non la deve tagliare questa. No, dai. Questa ma c'era freddo, pioveva, io ero fuori, cioè mi hai chiuso fuori. Ma io volevo farti soffrire 5 minuti, lui subito ha aperto, cioè io non e lo certo, so. Una sofferenza breve è stata, Lillo, purtroppo, breve che ma dire, intensa. Breve ma intensa, l'hai sopportata, pazienza, dai. Meno male che c'è Ninfa. Ecco. Se arrivo Gesù di me, dai. Abbiamo un minuto e mezzo, volete salutare qualcuno? Allora, salutiamo mamma, papà, che certo, ci siamo, certo, però, è giusto, anche genitori. Allora, io saluto mio senza gridare perché spacca le orecchie, insomma. Io saluto mio fratello Luigi e la fidanzata Lorena, che mi seguono sempre ogni mercoledì, quindi un bacione e continuate a seguirci. Ecco, ci aggreghiamo anche noi a questo saluto. Poi... io saluto tutti quelli che mi ascoltano su Facebook, su streaming, perché veramente mi sopportano. Un bacione a tutti, grazie mille. Lillo? Io voglio l'aiuto da casa per sapere chi devo aiutare. Regia, chi salutiamo?
Allora, salutiamo tutta la via Manzoni. Oh, la regia, dato che la regia non parla mai. Ma veramente, io vorrei sapere se si sente quando parli. No, non si sente, ok, meno male. Ma a caso è diversa, la musica è diversa. Ok, gente, abbiamo 30 secondi, devo mandare la sigla. Vi voglio ringraziare, vi aspetto mercoledì. Giusy, grazie a te, grazie a Dillo, grazie a Ninfa. Grazie alla parte tecnica di Merida Costino. E adesso andiamo in sigla. Grazie a voi. Grazie, ecco, fatto il miracolo, ha parlato. Ha parlato, un applauso alla regia. Bene, bene. Ok, adesso amici noi vi salutiamo e andiamo in sigla. Buona serata a tutti, ciao ciao! Radio Ina Agrigento ha presentato... Che gran serata! Il programma evento di musica e intrattenimento condotto da Giuseppe Amorelli con la regia di Mary D'Agostino. And me.